una richiesta, una preghiera a un punto di vista tecnico. Spegniamo i microfoni per cortesia quando non si ha la parola perché rischiamo di disturbare la ricezione, visto che mi sa che la nostra linea, almeno quella locale, ha un po' di problemi di banda, perciò se non la carichiamo troppo ne guadagna la qualità dell'audio. Noi questa sera, Buonasera ciao Maria, buonasera. Noi questa sera chiudiamo l'edizione della giornata della questione meridionale, che come dicevo l'ultima volta è stata quest'anno finanziata dalla Regione Campania, avendo partecipato alla selezione del bando Cultura Campania 2020 e diciamo ci siamo classificati quarti, e questo significa che la Regione Campania ha riconosciuto non solo la proposta progettuale particolare di quest'anno, ma probabilmente si riconosce un percorso che la Fondazione ha iniziato da un decennio e che quest'anno ha portato, oltre all'approvazione del progetto, anche soprattutto all'apertura del Museo Carlo Levi della questione meridionale, che di fatto chiude una filiera e ci mette in condizione di realizzare il grosso del progetto. Il primo convegno che abbiamo tenuto a dicembre era un convegno più di natura teorica sulle visioni della questione meridionale, su come è stata elaborate, degli usi pubblici che ne sono stati fatti durante il Novecento. Con il convegno di oggi, invece, entriamo più nella prospettiva pratica delle strutture che abbiamo posto in essere. Naturalmente, questa separazione tra teoria e prassi va bene fino a un certo punto, nel senso che per analizzare anche le tendenze all'interno del comparto turistico trattino culturale oggi, bisogna tenere presenti alcune grandi trasformazioni di carattere generale che stanno avvenendo, e anche qui è difficile dire questa è la teoria e questa è la prassi. Le cose vanno insieme, e con il convegno di oggi, però, accanto a una riflessione più di natura teorica, vogliamo anche mettere in evidenza già best practice realizzate su questo filone, cioè l'utilizzo delle grandi opere letterarie o di grandi personaggi della letteratura ai fini della costruzione di una domanda turistico-culturale di determinati territori che ha funzionato, e soprattutto vogliamo inserire la nostra prospettiva agendo su un personaggio, una questione che sono tutt'altro che la celebrità di Carlo Levi e del suo più noto romanzo, certamente non sono una nostra scoperta, però evidenzieremo in questo convegno come lo stesso romanzo in epoca diverse è stato declinato anche da un punto di vista turistico-culturale in modo diverso, e sicuramente è uno dei casi a livello planetario nel rapporto tra letteratura e turismo esperienziale che sicuramente è stato proposto, e poi analizzeremo il caso di Matera, come modello paradigma per la costruzione dell'offerta turistica dell'Unione Europea, che come sapete sceglie le capitali europee della cultura non in base alla dotazione di beni culturali che hanno, ma in base al progetto culturale. È inconcepibile oggi capire la vicenda di Matera capitale europea della cultura 2019 senza capire il ruolo del romanzo di Carlo Levi e della figura di Carlo Levi. Perciò il materiale sul quale ragionare e riflettere è parecchio. Io a questo punto anche se diciamo in parte già l'ha fatto, do la parola alla Presidente della Fondazione per il saluto dell'ente che è di fatto beneficiario e proponente del progetto di cui fa parte il convegno di oggi. Prego, Rosario. E adesso lo devi aprire il microfono, però. Scusatemi.
Allora, io buonasera a tutti e sono lieta di dare il benvenuto a nome del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico della Fondazione Luigi Gaeta, Centro Studi Carlo Levi, ai relatori e ai partecipanti all'incontro di oggi. Ringrazio ovviamente per la loro presenza, anche se in questo momento non vedo che il vice sindaco Maria Trimarco, quindi ringrazio comunque Nicola Parisi e il vice sindaco Maria Trimarco che ci accompagnano ormai da tempo in questo percorso. Il presidente dell'ASML, che tra poco sicuramente si collegherà, e anche presidente della Comunità Montana dell'Alto e Medio Sele, Giovanni Caggiano. I nostri partner di progetto, che in questo momento sono presenti, Marcello Nardiello, che è il presidente della Proloco di Ticino. Buonasera a tutti. Ciao Marcello, il presidente Marco Perrotti di Nuova Dimensione, la professoressa Teresa D'Acunto, che è la responsabile dell'alternanza scuola-lavoro del liceo scientifico di Buccino. Ma un saluto particolare lo rivolgo alla direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Eboli, la dottoressa, buonasera, la dottoressa Ilaria Menare. Penso, credo di aver visto la dottoressa anche Miceli, sempre perdonatemi se dimentico qualcosa. Un ringraziamento ovviamente particolare però va ai relatori che oggi fanno parte di questo tavolo, il dottor Alfonso Santaniello, che è il direttore generale della COPOL, dottoressa Maria Giovanna Silvestri, che è ricercatrice e consulente aziendale dell'area produzione audiovisivi. A Carlo Cuomo, carissimo amico Carlo, perdonami, ma non ricordo in questo momento, penserà Peppe a dirlo, e al dottor Michelangelo Luigi, che è il presidente della rete Destinazione Sud. Sono mortificata, Carlo, però in questo momento non vorrei sbagliare. A Nicola Coccia un saluto affettuoso, in quanto ci conosciamo ormai da tempo e col quale abbiamo condiviso dei momenti molto particolari e importanti. Sono dei momenti vissuti con un caro amico comune, tra l'altro anche parte integrante della nostra fondazione, il giornalista Rai Rocco Brancati, che ricordiamo sempre e al quale sempre rivolgiamo il nostro pensiero. Che dire, oggi è un. Allora, ci troviamo sempre qui, non riusciamo nella maniera più assoluta a vederci di persona e siamo obbligati a tenere i nostri convegni online, perché purtroppo sin dagli inizi di febbraio noi non avremmo mai potuto immaginare che sarebbe accaduto nei mesi successivi, causa della pandemia, Covid-19, un'emergenza di questo tipo. E che addirittura sarebbe diventata un'emergenza economica a livello planetario. Quindi chiaramente tanti sono i settori che sono stati colpiti, tra questi chiaramente il settore drammatico è il turismo, proprio perché è venuta a meno la possibilità da parte di tutti noi di poterci spostare la mobilità, no? Di poter muovere, e quindi chiaramente ci è stata negata completamente dal Covid-19. Ed è proprio delle tematiche relative ad esso che oggi i nostri relatori ci parleranno e cercheremo di avere un confronto quantomeno aperto su quanto si è fatto, ma soprattutto su quanto invece si vuole programmare. C'è una frase della poetessa Anne Kersten che scriveva: l'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso. Da questo credo che si può essere nato il principio del turismo esperienziale, un turismo, diciamocela tutta, non voglio dilungarmi per non essere ovviamente sgridata come sempre dal nostro direttore scientifico, per cui però non racconto niente, però diciamo che i miei viaggi li ho vissuti proprio in questo modo, con delle esperienze, avendo dei contatti umani
che mi hanno provocato delle emozioni e che hanno dato sempre risposte a delle riflessioni intime che hanno, come dire, hanno provocato in me. Per cui dunque credo che nella frase della poetessa è contenuta proprio la parola chiave di questo nostro convegno oggi, esperienza. L'esperienza, cioè quella che ha saputo regalarci, è quella che abbiamo vissuto, è quella che per sempre in un angolo del nostro cuore conserverà per sempre. Vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie Rosaria. Allora, questo convegno rimarrà agli atti, anche perché è la prima volta che non ti devo sgridare rispetto alla... Grazie. Diciamo che il 2021 sotto questo punto di vista si apre bene. Io non vedo in chat presenti né il sindaco di Buccino né il dottor Caggiano. Io credo che almeno le veci del sindaco le possa fare tranquillamente l'assessore alla cultura Maria Trimarco. Naturalmente se Nicola si collegherà non ci saranno problemi, sarà comunque un piacere dargli la parola successivamente. A te Maria. Buonasera a tutti. Il sindaco farà un po' tardi perché è stato trattenuto al lavoro e doveva fermarsi a Salerno prima di rientrare a Buccino. Quindi per il momento porto io i suoi saluti e di tutta la comunità di Buccino. Abbiamo imparato purtroppo a nostre spese a gestire anche i convegni a distanza. Penso che avremo tanto da dire e tanto da imparare. Abbiamo visto di tutto negli ultimi 2 anni, anzi in quest'ultimo anno, soprattutto con l'emergenza Covid, ci siamo dovuti adattare a tante cose. Però devo dire la verità, io sono rimasta molto colpita di questo tour di convegni, di questo insieme di convegni, perché mi hanno insegnato tanto, ho appreso tanto. E soprattutto l'unica cosa di cui mi dispiace è che farli in sede avrebbe dato l'opportunità ad una platea più ampia di affrontare queste tematiche. Sì, è vero, oggi il turismo è diverso, il turista è diverso, chiede cose diverse e noi dobbiamo aprire le nostre porte. Quest'anno aprire le nostre porte, i nostri paesi è stato difficile, è difficile e continuerà ad essere difficile, però noi con queste attività abbiamo aperto alla conoscenza diversa, una conoscenza diciamo avvicinata per via telematica, però abbiamo dato l'opportunità a tutti di conoscerci, di vedere questo lato diverso del turismo e della cultura. Io auguro a tutti i relatori un buon lavoro, rimarrò fino alla fine ad ascoltare perché sono argomenti veramente interessanti e che a me gratificano molto. Quindi buon lavoro a tutti, ancora grazie a Rosaria e a tutti i relatori. Grazie a te. Io non vedo neanche il presidente del comitato scientifico della fondazione, che insomma vale anche per lui, quando e se si dovesse collegare naturalmente ci farà piacere sentirti dire qualcosa. Pertanto io credo che possiamo già entrare nel merito del convegno. Come sapete il progetto prevede la pubblicazione degli atti di questi due convegni, pertanto già da contatti informali avuti con i relatori sappiamo benissimo che bisognerà tenersi dentro in massimo i 20 minuti, però siccome nella pubblicazione del volume che conterrà anche la pubblicazione degli atti di questi due convegni ci sarà uno spazio, diciamo che quello tipico del saggio, cioè 20.000 battute, lì si potrà articolare meglio il pensiero della riflessione di cui oggi io chiedo veramente di fare un cenno e di contenersi entro un quarto d'ora, 20 minuti. Naturalmente questo vale innanzitutto per il moderatore che si limiterà a poche considerazioni giusto per introdurre il convegno e per tentare di incanalare una direzione di marcia alla discussione. Proprio perché l'approccio del Comitato Scientifico della Fondazione nel costruire questo il primo grande contenitore culturale dedicato al meridionalismo, scegliendo appunto
di realizzare un museo narrante, cioè un museo che non utilizza l'esposizione statica, ma guida il proprio allestimento su una narrazione, su dei concetti, nel nostro caso su rappresentazioni, su visioni del Mezzogiorno in un lasso di tempo che va dal Settecento, dal Grand Tour, fino diciamo, all'intervento straordinario del Mezzogiorno e alla sua crisi negli anni 70-80 del Novecento, noi abbiamo, cioè, abbiamo colto le trasformazioni del turismo che abbinano sempre più turismo e cultura, però per capire quello che sta avvenendo, che è ancora in atto, secondo me, bisogna allargare la riflessione a cambiamenti di natura proprio globale delle nostre società. E la stessa parola innovazione, che in questo caso noi decliniamo nella dimensione turistica, non deve confondersi con l'applicazione delle nuove tecnologie. Chi ha già visto il nostro museo sa che noi abbiamo puntato molto sulle nuove tecnologie, perciò nessuno più di noi può essere accusato di demonizzare le nuove tecnologie, visto che noi abbiamo puntato gran parte del nostro allestimento su questo. Però è chiaro che le nuove tecnologie devono servire all'interno di un progetto culturale. Le nuove tecnologie di per sé non sono neanche innovazioni. Proprio c'è una differenza tra innovazione e applicazione di nuove tecnologie. Innanzitutto, non è detto che una grande innovazione debba per forza mettere in campo le tecnologie più recenti e più aggiornate, ma tutte le grandi innovazioni partono dall'interpretare e accelerare le trasformazioni in atto nel costume e nella società. E insomma, questo esempio, potremmo fare un esempio che riguarda i consumi culturali. Per esempio, il Walkman, no. Quando nasce il Walkman è ritenuto una tecnologia che non ha futuro, no. Essi, i grandi progettisti, dicono che il Walkman non ha senso perché con l'introduzione del Wi-Fi, della qualità, la possibilità di poter ascoltare la musica in un certo modo qualitativamente superiore, non ci sarà mercato per il Walkman. Il Walkman ha avuto mercato e oggi, diciamo, un grande oggetto che nella dimensione culturale, musicale, ha un grande successo è il nipote del Walkman, è l'iPad. Perché? Perché l'iPad risponde a un grande cambiamento epocale che riguarda la musica, ma ovviamente non solo la musica, il modello di società. Cioè, un modello di società che partiva nel Novecento dal paradigma della produzione di massa e della standardizzazione dei processi, che oggi è saltato, e il modello di capitalismo che oggi si sta diffondendo è un modello invece che mira a quella che è stata definita una sorta di personalizzazione di massa. E per questo, diciamo, il digitale, secondo me, ha avuto un grande successo, non per l'innovazione tecnologica, perché ha colto quella necessità e amplificato quella tendenza, che però è una tendenza non tecnologica, ma culturale, che nasce spontaneamente nella società. E questo in qualche misura ha riguardato anche il turismo. Anche il turismo sta passando sempre di più e molti studi dicono che con la pandemia questo processo subirà un'ulteriore accelerazione. Anche sul turismo si va incontro a una sorta che io non chiamo personalizzazione perché secondo me non è corretto, però a un'ulteriore segmentazione del mercato e all'interno di questa segmentazione c'è una domanda che vede dei grandissimi numeri per quanto riguarda l'offerta, l'incontro tra offerta e domanda e offerta turistica che sta producendo anche grandissimi ricavi. C'è una domanda del turista che infatti oggi non è chiamato neanche più turista, tanto
che è un capovolgimento di paradigma quello che sta riguardando il comparto turistico, cioè di persone che non vanno più a consumare il proprio tempo, ma sono persone che si devono immergere in determinate situazioni. E questa è una tendenza che ha premiato, per quello che ci riguarda, visto che noi stiamo parlando di un museo, non tanto che sta a Buccino, dunque sta a un'area interna, ma che parte da una narrazione che è quella là del racconto, della percezione di un esterno rispetto alle aree interne, perché il meridione declinato nella visione di Carlo Levi è il meridione dell'Appennino meridionale. Carlo Levi parla dell'Appennino meridionale, non parla delle città meridionali, non parla della costa meridionale. E il romanzo di Carlo Levi è sicuramente il testo letterario che ha influenzato moltissimo questa definizione, ridefinizione del ruolo del turista. Tanto è, lo ripeto, perché secondo me è importante, la vicenda di Matera Capitale prova una cosa. Innanzitutto noi sappiamo che il romanzo di Carlo Levi negli anni 50 viene utilizzato come una clava politica, cioè viene utilizzato per riaffermare la centralità del Mezzogiorno con una polemica rispetto all'Italia moderata. Cioè, io semplifico alcuni concetti perché se no smentisco il mio proposito di essere breve, perciò vado per grandi spot, perdonatemi. Oggi lo stesso romanzo viene declinato in modo completamente diverso. Oggi non ha più una valenza politica l'utilizzo del più grande, del più importante scritto di Carlo Levi, ma ha un'importanza di natura culturale, addirittura per ridefinire i connotati, il paesaggio materiale e immateriale di un territorio. Quando il comitato che propone la candidatura di Matera Capitale, che è stato un processo molto complesso, manda le carte all'Unione Europea, che fiuta la grande operazione che c'è sotto, e chiaramente non si esaurisce nella valorizzazione dei sassi, l'Unione Europea manda una serie di quesiti al comitato promotore, il più importante, l'ultimo dei quali, è quello là dove dice: scusate, noi non abbiamo capito alcune cose, ci dite voi, perché il bando che riguardava l'individuazione delle capitali europee della cultura è un bando che dice che là bisogna realizzare un modello turistico che sia replicabile in tutta l'Europa. Perciò non è una candidatura che guarda solo al territorio locale, è una candidatura che propone un progetto culturale che parte da un territorio, ma uno si candida a farlo diventare un modello per il comparto turistico e culturale europeo. Perciò questi sono i bandi, così vengono costruiti i bandi diretti dell'Unione Europea per l'individuazione delle capitali europee della cultura. Quando arriva questo quesito al comitato promotore, buonasera, ciao Enzo, buonasera. Il comitato promotore di Matera invia i chiarimenti e la prima parte di questa dispensa, dove ci sono tutte le risposte puntuali ai quesiti dell'Unione Europea, dice una cosa: noi vogliamo che chi viene a Matera abbia lo stesso stato d'animo che ha avuto Carlo Levi quando è venuto in esilio in quell'anno di confino politico tra Aliano e Matera. Dopo questa lettera, l'Unione Europea comunica a Matera che è stata scelta come capitale europea della cultura 2019. E non solo, nei documenti successivi all'individuazione di Matera capitale europea della cultura, l'Unione Europea dice una cosa, che nella sua futura programmazione dei fondi strutturali
non si parla più di turista, ma si parla di un cittadino temporaneo. Cittadino temporaneo che significa? In base al progetto di Matera che è stato premiato, l'Unione Europea dice che il nuovo turismo, la nuova frontiera del turismo, quella più innovativa, quella che ha il futuro del turismo in Europa, si basa sulla condivisione a livello continentale di questa idea del cittadino temporaneo, cioè di chi va in vacanza e si immerge non solo nel paesaggio visivo materiale, ma si immerge nel paesaggio immateriale, cioè nelle tradizioni. A Matera è stata premiata addirittura questa idea del silenzio nei sassi, cioè il paesaggio sonoro naturale che i sassi oggi esprimono, ed è unico a livello europeo, e le persone che visitano là, che vanno a Matera, rimangono colpiti. Chi si ferma per più di 2-3 giorni rimane colpito da questo aspetto. Allora, secondo me questa vicenda ci deve dire qualcosa, e qui è la riflessione che lancio a tutti gli amici, ai relatori e a chi vorrà contribuire in qualche modo. Cioè il fatto di non pensare che questa nuova frontiera si possa ridurre al fatto che noi che facciamo? Portiamo nelle aree interne la banda larga e il 5G, abbiamo risolto il problema. Non è questo. Il problema è invece quello là di metabolizzare queste tendenze, di formare un capitale umano che segua queste cose, e questa secondo me è la vera sfida, cioè del cambiamento concettuale. Non si può delegare, e vi ripeto, lo dice una persona, il presidente della fondazione lo sa, che insiste molto sul fatto che il museo debba avere dotazioni tecnologiche di un certo tipo, però dobbiamo sapere che non è questa la sfida. La sfida è quella là di avere un capitale umano, che è una brutta parola, però secondo me rende l'idea, che sia in grado di gestire e di amplificare queste possibilità. Secondo me, se non si fa questo, noi rischiamo di perdere l'ulteriore treno, e la sfida che diciamo che io posso far toccare con un esempio è il fatto, per esempio, di non avere più la tradizionale guida turistica che studia casomai un po' di storia, un po' di letteratura, ma di avere, per esempio, i poeti, le persone che scrivono abitualmente, che fanno anche la guida turistica. Perciò, perché questo turismo esperienziale richiede anche una guida che abbia una formazione completamente diversa dalle guide tradizionali come le abbiamo. Scusatemi se ho mischiato un po' di cose così velocemente, però secondo me era utile che poi nelle cose che si diranno successivamente ci sia in qualche modo una traccia da seguire. Secondo me queste due o tre cose devono stare nella riflessione che faremo oggi. Riflessione che inizia con il dottor Nicola Coccia, che è stato giornalista della Nazione di Firenze e non solo, anche in altri giornali, però credo che il suo lavoro si sia negli anni, da un punto di vista temporale, sia stato più lungo al noto quotidiano fiorentino, che peraltro è autore di un bellissimo libro su Carlo Levi, su documenti inediti di Carlo Levi a Firenze. E ricordo che Carlo Levi scrive Il Cristo si è fermato a Eboli a Firenze, a quasi 10 anni dalla fine del suo confino, perciò a Firenze lui elabora determinate visioni, e visioni che stanno tutte dentro il Cristo, perché nel Cristo, chi lo ha letto bene sa che c'è un mutamento di atteggiamento e di sentimento di Carlo Levi rispetto a quelle terre. La prima descrizione di Matera che Carlo Levi fa fare alla sorella che lo va a trovare parla di una discesa agli inferi, perciò altro che mitizzazione di Matera. Il racconto su Matera inizia con una visione molto molto complessa, sicuramente non indilea. Visione che lui cambia nel giro dell'anno, e probabilmente cambia ancora di più
dopo l'inizio della guerra e dopo l'inizio della clandestinità per tutta una serie di motivi. E credo che il lavoro che ha fatto Nicola, che peraltro ha vinto numerosi premi con questo libro, sicuramente ci può essere utile in questa discussione, che è funzionale, ripeto, a una prospettiva che deve avere il museo e le attività in generale della fondazione. A te, Nicola. Beh, grazie. Buonasera. Io sono arrivato in Basilicata la prima volta nel 2008 e obiettivamente sono arrivato in Basilicata solo per andare a vedere Aliano, dove è sepolto Carlo Levi, ma non avevo nessuna intenzione di scrivere assolutamente un libro. E devo dire che mi ha fatto da guida negli anni successivi al 2008, come diceva la nostra presidente Rosaria Gaeta, nella Basilicata, mi ha fatto conoscere la Basilicata, Rocco Brancati, che era, secondo me, per me, io parlo per me ovviamente, il mio ministro della cultura, perché lui, appena sono arrivato in Basilicata, mi ha regalato un libro su Gesualdo da Venosa, la volta dopo mi ha regalato un libro su Rocco Scotellaro, poi mi ha fatto conoscere Sinisgalli, tutte cose che io non conoscevo per ignoranza mia personale. Però devo dire che come me ce ne sono tantissimi, perché quante persone conoscono la Basilicata? E secondo me ancora oggi, e questo meno per la Campania, perché la Campania è molto più conosciuta della Basilicata, ma quando uno pensa al Mezzogiorno, secondo me pensa alla Campania, pensa alla Puglia, all'Abruzzo, ma non pensa alla Basilicata. Cioè, una regione, secondo me, il mio modesto parere, è la più lontana da noi, ma anche se per un certo verso, perché è sconosciuta, la più misteriosa. E forse anche per questo, secondo me, è la più bella, una delle più belle d'Italia. L'Italia è tutta bella, ma direi che la Basilicata ci mette del suo. Sì, in Basilicata, come si sa, c'è nato Orazio, c'è vissuto Pitagora, tante persone ci sono passate, greci, arabi, normanni, saraceni, tutti ci sono passati e tutti hanno lasciato delle tracce. Re e baroni hanno costruito castelli, sapete che i comuni della Basilicata sono 131, quasi tutti hanno un castello che è, io non voglio citare quello di Melfi, ma ce ne sono tantissimi che sono ancora intatti, sono bellissimi e sono sconosciuti. Invece poi ci sono dei frati, monaci, che hanno costruito conventi e abbazie, anche queste sono bellissime. E lì devo dire che il senso di religiosità che c'è in Basilicata, probabilmente c'è in tutto il Mezzogiorno, è altissimo. Perché la processione, per esempio, della Madonna di Viggiano, che da 1750 metri viene portata a valle e poi ritorna su, è lunghissima, come la Madonna della Bruna, è una festa che incomincia all'alba e finisce a notte fonda. E poi tutte queste cose si intersecano, faccio per dire, con i riti arborei che hanno origine dai Longobardi, come ci sono una serie di comuni che interessanti, come Accettura, dove si fa il maggio e che dura 3 giorni, ma la festa si snoda tutto lungo tutto l'anno. E tutte queste cose richiamano, secondo me, tantissimi turisti, ma non turisti solo con la macchina da presa, perché ci è andato Folco Quilici, c'è l'Accettura, ci sono andati antropologi, ci è andato tutto un mondo che poi ha divulgato queste manifestazioni. Il maggio di Accettura, credo, è una delle manifestazioni inserite nelle 55 manifestazioni più importanti che si svolgono nel Mediterraneo. Insomma, questa è la regione della Basilicata. E in Basilicata, siccome le vie di comunicazione è lontana oggi, ma è lontana anche negli anni 30, il fascismo ci mandò tanti confinati. Ce ne mandò circa 3.000 su 15.000, questa 15.000 è una stima ovviamente che ci mandò.
Però i confinati erano mandati dappertutto, specialmente nelle isole. Vorrei ricordare che i confinati sono stati circa 800 a Ventotene, e a Ventotene è nata la nostra Europa, perché politicamente, nasce da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, che proprio a Ventotene formano il manifesto per costruire l'Europa, che non è in contrapposizione agli Stati Uniti o con la Russia, ma è con una via nostra europea. Devo dire che a Ventotene di questa storia non è rimasto niente. Cioè l'amministrazione comunale, le varie amministrazioni comunali che si sono succedute dopo la guerra, hanno distrutto i luoghi, erano tutte casette dove dormivano, casette insomma, casette abbastanza grandi, dormivano circa 10-11 persone, erano 800. E quindi le casette erano tante, hanno preferito abbatterle. Se non c'è assolutamente niente, trova soltanto delle indicazioni topografiche, via Pertini, via Spinelli, via Ernesto Rossi, ma non c'è niente da vedere. Invece, se uno va in Basilicata e va alla ricerca della nostra storia, cosa che io consiglio sempre a tutti, tutte le persone con cui parlo e mi rapporto, devo dire che per esempio a Pisticci, in località, in questa località si chiama Marconia, che è dedicata alla figlia di Marconi, i confinati, che anche qui erano tantissimi, hanno costruito non solo la piazza principale di Marconia, ma hanno costruito, lì c'è anche un monumento tra l'altro al confinato, hanno costruito delle cose che sono rimaste, e lì le casette dove loro abitavano esistono ancora, anche se devo dire sono oggi occupate abusivamente. L'amministrazione comunale potrebbe intervenire, se volesse ovviamente, per trasformarlo in un museo, perché lì ci sono stati per esempio confinati Terracini, c'è stato confinato un vice sindaco di Firenze, ci sono tante cose che potrebbero essere salvate. E lì il patrimonio, diciamo, storico e culturale della Basilicata, della nostra storia dei 15.000 confinati, è intatta. Ma se poi uno volesse veramente vedere ancora delle cose che sono intatte rispetto al 1935, bisogna andare per forza ad Aliano, perché ad Aliano è rimasta intatta non solo la casa del confino, che è quella dove ha abitato Carlo Levi, ma lì c'è ancora la casa del podestà, la caserma dei carabinieri, la scuola, la casa della vedova, anche se è sfitta. Insomma, se uno volesse vedere com'era il 1935, in che posto il regime fascista mandavano i nostri antifascisti, secondo me Aliano è il posto dove bisogna andare. Bisogna andare per tanti motivi, cioè un motivo storico politico, ma anche questo, come chiamavi te Giuseppe, il turismo esperienziale. Io sono andato la prima volta nel 2008 e devo dire, finché non ci ha fermato la pandemia, io sono tornato in Basilicata 2, 3, 4, anche 5 volte l'anno, e ho potuto conoscere in questo frangente tantissimi, non ho girato 131 comuni, però hanno girati diversi, e devo dire, per esempio, dico una cosa, sono stato una delle ultime volte, forse l'anno scorso, a Rupo del Monte, ma voi direte, nella zona del Rio Nero, una zona completamente diversa dai Calanchi di Aliano o di Pisticci. Dice, cosa c'è a Rupo del Monte? A Rupo del Monte ci sono nati i nonni di uno dei più grandi scrittori di gialli americani, che era Ed McBain. Ma questo Ed McBain ha tra l'altro sceneggiato Gli uccelli di Hitchcock, un film super premiato. E uno, solo per curiosità, per vedere dove è nato questo giallista famoso, che poi lui ha scritto gialli, ma è anche un romanziere, di gialli ne ha scritti una cinquantina, sono stati, diciamo, tradotti tra virgolette in alcuni film, perché è tutta una serie dedicata all'87° distretto di polizia, ma ci sono tante cose. Uno va a vedere a Rupo del Monte dove ha origini,
e credo una volta credo che c'era anche Rocco a quel punto lì, che si è dato tanto da fare, Rocco Brancati, c'è stato Ed McBain, che non si chiamava ovviamente Ed McBain, ma c'è stato anche lì Rocco e ce l'ha portato. Anzi, devo dire che Rocco si è impegnato, questo Ed McBain aveva scritto il romanzo della sua, del suo inizio, delle sue origini, e Rocco Brancati aveva proposto al comitato che si è formato a Rugo del Monte di poterlo tradurre in italiano, e si era anche speso personalmente, dico speso vuol dire tirato fuori i soldi dalla tasca. Questo è Rugo del Monte, ma si potrebbe citare così anche Bernalda, perché a Bernalda ci sono le origini della famiglia di Francis Ford Coppola. Anche lì loro hanno comprato in centro di Bernalda la vecchia casa, che oggi è trasformato in un lussuoso B&B, credo. Io ho visto, un giorno sono stato ospite di un liceo lì a Bernalda, mi hanno fatto vedere, insomma era una cosa fatta bene, c'è un giardino dentro, insomma si pagava circa 90 euro a persona, ma era una cosa curiosa, cioè uno ci va a vedere, ogni tanto poi ci capita, la figlia si è sposata, Sofia Coppola si è sposata a Bernalda, uno può andare in giro, può andare a vedere tante cose, non è che noi dobbiamo per forza andare ad Aliano e Aliano finisce la nostra visita, ci sarebbero 5.000 cose da vedere oggi. E secondo me, perché dico sempre che Cristo si è fermato, è fermo ancora a Eboli? Si è fermato a Eboli perché, come Giuseppe ricordava, sì, c'è stato la Matera capitale della cultura europea. Purtroppo a Matera non arriva il treno dello Stato. Cioè, Matera non c'ha una stazione ferroviaria, è collegato di là con Bari. È una delle poche province italiane dove non c'è stazione ferroviaria. Ma io dico, siccome quando c'era Matteo Renzi, presidente del Consiglio, ha detto che noi, Del Rio, che era ministro dei trasporti, il tracciato c'è, ma non ci basterebbe rimetterlo, rilevarlo, entro il 2022, ormai non siamo più dal tempo neanche nel 2022, potremmo fare la stazione a Matera, cosa che... Anche oggi, se i lavori cominciassero domani con il governo Draghi, sicuramente non faremmo in tempo a vedere la stazione di Matera. Ma ammesso che noi facessimo la stazione a Matera, dove andiamo? Su quale direzione? Perché poi i trasporti sono quelli che sono, perché se io vado giù a Ferrandina e poi penso di andare a Napoli, faccio come faceva Carlo Levi, ci metto 6 ore a arrivare a Napoli, non vado da nessuna parte. Se uno pensa che Firenze-Roma è 1:40, Firenze-Milano 1:40, io devo mettere ancora 6 ore. Quindi ancora, anche se si facesse la stazione, non ci siamo ancora come trasporti e località. Devo dire purtroppo che l'anno scorso, 2020, 4.000 laureati lucani sono purtroppo emigrati in altre città italiane. Proprio in questa settimana l'Istat ha pubblicato i risultati di una ricerca fatta negli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2019, sulle cancellazioni anagrafiche. E cosa hanno visto? Hanno visto che dal sud negli ultimi 10 anni, dal 2010 al 2019, sono partiti, dal sud in generale, sono partiti 1.140.000 persone verso il nord, verso il centro-nord. E sono venute verso il centro, il sud, diciamo, soltanto 619.000 persone. C'è una disparità, un deficit di 512.000 persone, che è praticamente, grosso modo, quanti sono gli abitanti attuali della Basilicata. La Basilicata oggi conta 560.000 abitanti. Questo fenomeno è gravissimo perché si continua a emigrare verso il centro nord. Perché? Perché, per esempio, vedo un altro dettaglio, che poi non è un dettaglio, che le università della Basilicata sono nate nel 1980, però ancora oggi
non abbiamo né la facoltà di medicina né quella di giurisprudenza. I ragazzi che vanno a studiare al Centro Nord e quando vedono come si sta al Centro Nord, cioè i servizi che offrono le altre città, difficilmente poi ritornano nei loro paesi di origine. Questo è un grosso problema, anche se devo dire il presidente della regione Bardi ha detto che quest'anno dovrebbe partire medicina. Io non so, speriamo che sia tutto vero. Però dove vanno questi ragazzi? Io ho visto che il grosso dei ragazzi, degli emigrati, di questa popolazione si sposta, va in Lombardia e va in Emilia-Romagna. E poi successivamente, in questi 10 anni, c'è una forte emigrazione anche verso l'estero e sono circa 890.000 persone che sono emigrate verso l'estero. Cioè, prima di tutto vanno Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera e Spagna. E questi qui occupano una fetta di 531.000 persone. Invece poi c'è una piccola parte che emigra anche verso il Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada. Quindi i problemi da affrontare non sono pochi, non sono semplici, però la comunicazione e i servizi sono due dati importanti. Ritornando al turismo esperienziale, devo dire che l'attrazione che sta ricevendo Aliano oggi è rilevante, indubbiamente è molto rilevante. Si pensa che sia la città, il paese più visitato dopo Matera. Se c'è la gente che va a Matera, sicuramente il secondo posto che vuole vedere è Aliano. Ma perché Vagliano? Perché ha suggerito, ha ispirato a Carlo Levi questo diario, il diario del confine, è l'unico diario scritto da un confinato. Noi abbiamo avuto 15.000, smetto perché siamo già arrivati a 16.53, sono lungo, è l'unico diario che abbiamo avuto di questi 15.000 confinati. Eppure al confino c'è stato anche Cesare Pavese, ma che non ha scritto nulla sul confino. C'è stato Einaudi, ma non ha scritto nulla sul confino. C'è stato Ginsburg, ma non ha scritto nulla sul confino. E quindi c'è questa voglia di andare a vedere questo luogo, che è un luogo affascinante comunque. E quindi bisognerebbe vedere e capire come poter fare a invogliare ancora a muoversi in Italia. Grazie, scusate se sono stato lungo. Grazie a te, Nicola. Io ho visto il dottor Caggiano, sia pur con un altro account collegato, e lo è ancora, gli cedo la parola. Mi sa che lo abbiamo perso invece di nuovo. Vabbè, allora do la parola al dottor Carlo Cuomo, che ormai è un nostro amico, visto che ha collaborato già alla prima parte dell'allestimento del Museo Carlo Levi e della questione meridionale, e insomma ci sta seguendo su tutta una serie di progetti. Naturalmente lui ci parlerà della gamification e del ruolo del videogioco nel costruire questi nuovi itinerari del turismo esperienziale. La parola a te, Carlo. Salve a tutti, mi sentite, mi vedete? Sì, sì, vai, non ti preoccupare. Ok, perfetto. Allora, io mi sono permesso di preparare due slide, Giuseppe, quindi spero che la condivisione vada a buon fine. Spero che vediate anche le slide arrivate a questo punto. Se mi date conferma della cosa, io inizierei. Perfetto. Sì, okay. Allora, a tutti, volevo... Si vede. Perfetto, grazie Rosaria. Allora, innanzitutto mi presento, sono il dottor Carlo Cuomo, sono grato a Giuseppe, a Rosaria per l'invito e per avermi dato questa possibilità di essere qui oggi. Sono doppiamente contento perché a seguire, diciamo, ci sarà un intervento della dottoressa Maria Giovanna Silvestri e del dottor Santaniello, che sono appunto due cari colleghi con i quali collaboro su numerose iniziative
e che appunto presenteranno, vi parleranno della Movie Education, che è qualcosa di molto interessante, soprattutto sul legame, relativamente al legame tra gli audiovisivi e il racconto dei personaggi, dei personaggi storici, delle figure storiche o dei territori, cosa in cui l'azienda, insomma, che rappresentano è molto skillata, ecco. Dal punto di vista personale, quindi, l'intervento mio di oggi su videogiochi e gamification al servizio del patrimonio culturale e del racconto storico vuole essere una panoramica, appunto, su quelle che sono le attuali condizioni, gli attuali utilizzi del videogame in senso stretto come modo per raccontare un territorio o la storia di determinati personaggi molto importanti per la storia italiana, ma per la storia universale, oserei dire, e la gamification come strumento a supporto della promozione territoriale. Questo perché, appunto, come vi dicevo prima, io personalmente sono un formatore e un consulente, uno sviluppatore, cioè io, diciamo, mi occupo di formazione e sviluppo, e dal punto di vista della formazione, insegno a 360 gradi nelle università, alla pubblica amministrazione, piuttosto che all'interno di accademie o altri corsi, tutta una serie di materie che passano anche e soprattutto per il game design, quindi per la progettazione di giochi, oltre ad aver creato il primo corso di laurea italiano riconosciuto MIUR in videogiochi e animazione, mentre dall'altro lato mi occupo proprio di produzione, quindi di sviluppare contenuti tecnologici, app per smartphone e tablet, piuttosto che film, cartoni animati, videogame, legati proprio alla promozione e valorizzazione del territorio, oltre che prodotti strettamente, commerciali. In questo momento specifico, il mio rapporto con la fondazione, col territorio di Buccino, è abbastanza stretto nell'ultimo periodo, nel senso che per numerosi progetti abbiamo avuto modo di collaborare per lo sviluppo, appunto, di diverse cose, tra cui i minigiochi per bambini che sono presenti all'interno del museo, nonché sul sito della fondazione, che dopo vedremo, oltre che un percorso itinerante tramite app che poi sarà presentato ufficialmente non appena anche, insomma, saremo nuovamente liberi di circolare per i territori come ci piace fare, come ci è sempre piaciuto fare in un paese che, come si diceva già in questo percorso, offre tantissime cose. In primis, diciamo che uno degli elementi che maggiormente attualmente è in voga nella promozione e valorizzazione dei territori e delle grandi storie, come potrebbe essere quella di Carlo Levi, è ovviamente l'edutainment, ovvero l'utilizzo di strumenti che, o media che di solito classifichiamo come intrattenimento, come elementi divulgativi, tra cui ovviamente l'audiovisivo cinematografico, di cui poi ci parleranno, insomma, la dottoressa Silvestri e il dottor Santaniello in maniera più approfondita, ma anche l'editoria, la musica come modo per raccontare un territorio o le storie, o delle storie, e il videogame. Il termine edutainment, diciamo che in linea generale deriva dalla fusione di due termini, che sono education ed entertainment, quindi educazione e intrattenimento. L'intrattenimento ovviamente tipico di questa tipologia di produzione, l'education inteso come divulgazione, promozione. Education non è soltanto formazione, ma può essere anche modo di istruire, in questo caso modo di istruire attraverso l'intrattenimento. Il motivo principale per cui l'edutainment è qualcosa di molto richiesto oggi è il fatto che, in qualche modo, stando a numerosi studi, è stato dimostrato che nel momento in cui un
contenuto divulgativo viene trasmesso attraverso una componente interattiva, ludica o di intrattenimento finzionale, come potrebbe essere un film o altro, quello che si verifica è che c'è una viene rimosso da parte di chi fruisce il classico blocco all'apprendimento. Spesso quando qualcuno ci vuole insegnare qualcosa siamo portati a mettere un filtro, un blocco su quello che ci viene detto, mentre invece quando viene utilizzato il canale dell'intrattenimento, delle opere di intrattenimento o dell'interattività o interattività ludica, troviamo una maggiore predisposizione da parte dei fruitori a voler apprendere delle nozioni nuove. Questo ovviamente può essere utilizzato in molti settori, formazioni, aziende o altro, ma nello specifico trova una sua forte collocazione in ambito turistico, perché consente di rendere le location o le grandi storie fruibili e interpretabili in modo divertente da quello che potrebbe essere un fruitore, il fruitore di uno di questi. Di un determinato luogo o un fruitore di un contenuto che in realtà gli sta raccontando una storia. L'intrattenimento quindi può essere fortemente utilizzato per comunicare, per divulgare saperi, e ovviamente questa tipologia di utilizzo delle opere di intrattenimento come strumenti divulgativi può essere applicato a tutto l'intrattenimento, quindi all'editoria, al teatro, alla musica, agli audiovisivi, alle nuove tecnologie applicate ovviamente all'intrattenimento e alla videoludica, quindi al mondo dei videogames. Proprio del mondo dei videogames vorrei parlarvi oggi, perché il videogioco in quanto tale è un qualcosa che ha avuto un'escalation notevole negli ultimi anni. Di solito siamo abituati a pensare al videogioco come a qualcosa che è strettamente legata a un pubblico giovanile ed è magari un settore non prettamente valorizzato a 360 gradi nel nostro paese. In realtà, soprattutto negli ultimi 10 anni, questa cosa è cambiata perché si sono verificate una serie di cose. In primis, c'è da dire che il videogioco attualmente è il principale settore dell'intrattenimento. Il videogioco nasce negli anni 70, poi diventa giocabile ovunque, grazie al Game Boy nell'89, dimostra di poter essere uno strumento quasi cinematografico già dagli anni 90 con l'uscita delle prime console. Dopo la diffusione del web a metà degli anni 90, l'uscita dei primi social network, tra cui Facebook nel 2004, la realizzazione della Nintendo Wii, che ha fatto giocare bambini, adulti, anziani, donne, target che non appartenevano, diciamo, al main del videogame, e soprattutto lo smartphone, è diventato, diciamo così, il principale espediente divulgativo, il principale promotore del settore dell'intrattenimento. Non è un caso che dal punto di vista dei fatturati il videogioco ha superato sia il cinema che l'editoria, raggiungendo quasi i 200 miliardi di dollari, ha raggiunto una platea di videogiocatori di 2 miliardi e mezzo di persone, quindi un terzo dell'attuale popolazione mondiale. Alcuni giochi hanno varcato la soglia delle 100 milioni di copie e soprattutto, mentre negli anni 90 il videogioco aveva un target 15-35 uomini, oggi ha un target eterogeneo, quindi tutte le età, ma soprattutto il dato molto rilevante è 52% uomini, 48% donne, quindi perfettamente bilanciato prescindendo dal genere a cui appartengono le persone. Al di là del videogioco inteso come diciamo un qualcosa per il mondo dell'intrattenimento, si deve sottolineare che negli ultimi anni è nata una, diciamo, sempre esistita, ma si è affermata maggiormente, una nuova, diciamo così, nuovo genere di videogame che prende il nome di serious game, ovvero videogiochi che usano il gioco solo come attrattore, ma che poi in qualche modo cambiano direzione e manifestano il loro reale intento, che ovviamente è quello di divulgare un contenuto, un messaggio. In quest'ottica io personalmente ho collaborato con la Blue
collabora con la regione e con alcuni ministeri allo sviluppo di giochi sul tema della violenza sui minori, sul cyberbullismo, sulla violenza sulle donne, quindi titoli che in qualche modo volevano fare delle riflessioni su dei temi estremamente importanti. Analogamente il videogioco trova una sua collocazione anche in ottica di videogiochi applicati, ovvero dei videogames che possono essere tranquillamente o rivolti al grande pubblico e quindi essere prodotti mainstream rivolti a tutti che raccontano appunto delle storie, oppure anche come prodotti di nicchia più diciamo veicolati alla diffusione pura, alla divulgazione pura, che prendono appunto il nome di videogiochi applicati e che hanno alla base l'intento di voler raccontare una storia. Esempi ne potrebbero essere, si potrebbero fare tantissimi esempi in tal senso, sicuramente un esempio di videogioco prestato al mondo del patrimonio culturale sono i minigame che abbiamo realizzato per il museo Carlo Levi e che appunto sono presenti anche sul sito della fondazione e che sono appunto tre videogiochi in formato digitale, in formato cartaceo, allocati anche all'interno del museo stesso, che consentono ai bambini di giocare con le opere pittoriche di Carlo Levi attraverso il memory, quindi il gioco delle carte dove si devono memorizzare diciamo le carte e girarle per combinarle tra di loro. Quindi un color book dove è possibile appunto colorare selezionando appunto con le dita o con il mouse una serie di opere di Levi, e questo che vi sto mostrando adesso è il memory, oppure il puzzle, quindi un'ulteriore diciamo forma ludica. Questo è diciamo il gioco relativo al memory, dove appunto abbiamo un mazzo di carte realizzato con le opere esposte nel museo e il funzionamento del gioco è proprio esattamente quello del memory. E infine il gioco del puzzle, con questa sorta di museo virtuale nel quale praticamente possono essere composti dei puzzle ispirati con all'interno le opere originali del pittore. Non mi voglio divulgare troppo su questo punto perché già è stato abbondantemente trattato, ma fa capire come il videogioco può essere uno strumento utile per attrarre le nuove generazioni, soprattutto i bambini in questo caso, a conoscere la storia di un personaggio, storico e soprattutto di un territorio. Esempi mainstream di titoli che hanno fatto questo ne abbiamo diversi, ad esempio nel videogioco Assassin's Creed, che è un bestseller, ha venduto milioni di copie e garantito un fatturato enorme alla casa produttrice. Ad esempio abbiamo un evidente tipologia di gioco che racconta sia le vicende storiche che i territori, nel caso specifico di Assassin's Creed 2 la storia di Firenze, di Da Vinci, della famiglia Medici e numerosi altri, e il gioco appunto, oltre a raccontare le storie di personaggi storici realmente esistiti, ci consente di viaggiare, esplorare la Firenze rinascimentale piuttosto che la Roma rinascimentale, piuttosto che Venezia e altri territori, e in un modo diciamo totalmente nuovo e molto accattivante per i giovani. Il grande potere della saga di Assassin's Creed rispetto al cultural heritage viene sancito anche dal fatto che l'episodio ambientato a Parigi, il modello della cattedrale di Notre Dame del videogame, è stato usato come base per la ricostruzione dopo l'incendio, perché era così tanto dettagliato nel videogioco che non esisteva altro modello 3D al mondo così dettagliato come quello del videogame rispetto a Notre Dame. Di recente, tra l'altro, la stessa Ubisoft ha palesato di voler utilizzare le storie dei suoi videogiochi per raccontare delle storie, per utilizzare il videogioco come strumento a 360 gradi messo al servizio della didattica,
ed in tal senso di recente è stato rilasciato un servizio che per me è qualcosa di straordinario, che è appunto Discovery Tour di Ubisoft, dove praticamente i mondi che loro hanno creato per i videogiochi, per la saga di Assassin's Creed ambientato in Egitto e ambientato nell'antica Grecia, sono stati utilizzati per dare ai docenti degli strumenti per visitare appunto l'antica Grecia o l'antico Egitto. Inoltre, e questa secondo me è uno degli elementi più geniali di tutti, praticamente per raccontare ad esempio il bronzo ad Argo, altre scene, sono stati presi dei frammenti di gioco, quindi utilizzando quello che succede veramente nel videogioco vengono raccontate delle cose come la storia dell'antica Grecia e numerosi altri elementi. Sempre rispetto al legame con i personaggi storici, un altro esempio che tra l'altro sto seguendo anche io personalmente è il videogioco su Freud, padre della psicanalisi, che in qualche modo dimostra come il videogioco può essere utilizzato per raccontare la storia di personaggi storici realmente esistiti, rivolgendosi ad un target che difficilmente riusciamo a coinvolgere con le nostre attività, che è appunto il pubblico dei teenager, dei giovani. In quest'ottica stiamo attualmente realizzando il videogioco su Carlo Levi, quindi un videogame che sarà disponibile sul web e che in qualche modo ho sintetizzato in questa veloce trama, giusto per potervelo raccontare in anteprima, sarà pronto nell'arco di un mese, qualcosina in più. Diciamo, la storia di questo videogioco racconterà di questo esperto di Levi, che è innamorato sia delle opere letterarie che delle opere pittoriche di Carlo Levi, e che è in un momento in cui sta mettendo in discussione i suoi studi, perché è in un momento difficile della sua vita dal punto di vista lavorativo, professionale, della vita amorosa. Durante una notte Carlo Levi gli va in sogno e gli suggerisce di visitare Buccino. Quindi all'interno del videogame verranno ricostruite alcune delle location di Buccino, in formato ovviamente cartoon, e il giocatore dovrà risolvere una serie di enigmi nel quale praticamente arriverà a visitare proprio il borgo di Buccino. Ogni volta che risolverà un enigma, entrerà in un mondo onirico con Carlo Levi come guida, che altro non sarà che un'opera stessa del pittore. Quindi praticamente tutto il gioco sarà ambientato in questo doppio mondo, dove da un lato avremo in questo stile cartoon la ricostruzione di alcune delle di alcuni luoghi, di alcuni scorci di Buccino, e dall'altro lato avremo appunto daremo la possibilità al giocatore di attraversare le opere pittoriche di Carlo Levi. Tra l'altro questo gioco ha anche una funzione di promozione del museo e di visita della città, perché praticamente, sebbene si può giocare tranquillamente, sarà diffuso in forma gratuita sul web, quindi potrà essere utilizzato nelle scuole, potrà essere utilizzato insomma in tutto il mondo, è stato localizzato anche in inglese, ci sarà appunto la possibilità di sbloccare un livello bonus visitando il museo. Quindi una parte del gioco sarà presente internamente al museo. All'interno del museo ci sarà un totem che consentirà di giocare questo capitolo bonus, ma è stato già predisposto un codice di accesso in modo tale che qualora ci fossero troppe persone all'interno del museo che desiderassero giocare questo titolo, questo capitolo bonus, possono tranquillamente ricevere questo codice, inserirlo a casa loro. Ovviamente il codice si prende solo visitando il museo, quindi è un incentivo alla visita, e appunto poter giocare questo capitolo conclusivo di questo videogame direttamente a casa loro. Videogioco quindi che da un lato diventa uno strumento utile per raccontare la storia di Levi al pubblico dei giovani o degli appassionati di videogiochi, o comunque anche di un pubblico tradizionale che può trovare
una, diciamo, un approfondimento su Levi Pittore attraverso il gioco, cimentandosi insomma in questa esperienza, e dall'altro lato ovviamente promuovendo il territorio, promuovendo delle location del territorio e promuovendo le opere stesse di Levi che saranno alla base dei livelli. Se da un lato, diciamo, questo progetto è legato al tema degli Edugames, quindi dei videogiochi usati come strumento di divulgazione culturale, dall'altro lato non si può non citare un altro elemento che oggi è un catalizzatore del turismo esperienziale, che è la gamification. La gamification non è per forza gioco, ma è l'utilizzo degli strumenti di game design, quindi che si utilizzano per creare videogiochi molto coinvolgenti, applicati però in altri contesti. Quindi, ad esempio, si fa gamification per creare dei sistemi a punteggio che coinvolgano il personale delle aziende a migliorare le proprie performance, si usano il punteggio, anche noi stessi usiamo il punteggio per sotto forma di agenda quando vogliamo essere soddisfatti alla fine di una giornata, perché vediamo le varie cose che dobbiamo spuntare come forme di missioni. Insomma, la gamification è un qualcosa che crea coinvolgimento nell'utenza, modifica i comportamenti perché mi indica la giusta via da seguire e incide in modo significativo su abitudini e performance. Questo perché il gioco, che fa parte degli istinti primari dell'essere umano, gli animali giocano, quindi è una cosa proprio insita degli esseri viventi in qualche modo, è un modo con cui le persone si autoesprimono, competono con loro stessi e con gli altri, crea coinvolgimento, motiva le persone a svolgere delle azioni, crea fedeltà, crea cooperazione, perché molti giochi possono essere giocati in cooperativa, e promuove appunto il problem solving individuale e di gruppo. Come si fa ad applicare gamification? Lo si fa creando delle task all'interno di dei percorsi, all'interno di delle piattaforme, all'interno di diverse cose che utilizzano i punti, i livelli, i badge, le classifiche, le sfide, delle missioni, i beni virtuali, l'altruismo e il collegamento per incentivare a dei comportamenti. Per questo motivo la gamification si applica a 360 gradi in numerosi settori. Io per primo ho lavorato a diverse piattaforme di gamification, a diversi utilizzi della gamification in diversi contesti, alcuni li vedremo anche oggi, e recentemente, proprio a dimostrazione del fatto che c'è un'attenzione a questo tema, mi è stato chiesto di elaborare una piattaforma di gamification per il MIUR, per le prove Invalsi, quindi per incentivare diciamo, gli studenti della fascia d'età 13-15 allo studio dell'italiano e della matematica. Per quanto riguarda, diciamo, la gamification e l'utilizzo della gamification all'interno delle applicazioni, quindi combinati con le tecnologie, diciamo che ad oggi esistono diverse cose. Esistono le challenge turistiche, quindi delle cacce al tesoro ambientate nelle città, che seguono appunto un itinerario che può essere anche figlio di un percorso di un itinerario, diciamo, legato ad un personaggio storico. Esistono le escape room itineranti. Di recente è stato fatto, ad esempio, dopo la morte di Zafon, lo scrittore che scriveva, insomma, di Barcellona, è stata creata un escape room digitale fisica dove si possono visitare, risolvendo degli enigmi, tutte le tappe che lui racconta nei suoi libri, a Barcellona, ambientate a Barcellona ovviamente, e questo ovviamente per promuovere un territorio, la storia di un personaggio. Analogamente, questo tipo di contesto, questo tipo di tecnologia utilizzata in tal senso, la troviamo anche con cose molto innovative. Ad esempio, di recente sono stati rilasciati gli occhiali olografici e stiamo lavorando alla realizzazione di delle guide dei musei olografiche, dove praticamente, appunto, indossando il visore e girando per il museo, saremo guidati da un personaggio olografico a fare una determinata guida che ci fungerà da guida turistica. Immaginate, ad esempio, di poter prendere un casco di questi all'InfoPoint di Cuccino e di poter essere guidati da Carlo Levi in olografico in giro per quello che è, appunto,
appunto il vostro borgo. Questa applicazione di gamification internamente alle app e internamente al museale l'abbiamo trovata, l'abbiamo applicata in diversi contesti. Ad esempio, in alcuni musei abbiamo realizzato delle cacce al tesoro in formato realtà aumentata, dove praticamente il visitatore del museo col suo smartphone gli viene raccontata una storia da un narratore, che è un personaggio storico legato appunto a quel museo, e deve risolvere degli enigmi le cui soluzioni sono proprio dei quadri. Quindi, inquadrando il quadro che risolve l'enigma, il quadro prende vita e porta all'enigma successivo. Questo tipo di lavoro l'abbiamo fatto, diciamo, anche in altri contesti, nello specifico, ad esempio, per quanto riguarda alcune biblioteche venete, siamo andati a creare dei percorsi, diciamo così, delle cacce al tesoro tra i vari libri di alcune figure storiche che vengono guidate da questi personaggi storici all'interno delle biblioteche. Ad esempio, una di queste cacce al tesoro era ispirata a Pietro d'Abbano, aveva l'obiettivo di raccontare, appunto, di insegnare alle persone, dovreste vedere il mio telefono a questo punto, e diciamo che di insegnare alle persone come si prendono i libri in biblioteca, quindi diciamo renderli autonomi nell'utilizzo del sistema OPAC per la catalogazione, ed è stato fatto con delle escape room bibliotecarie legate ai giovani, in questo caso a Pietro d'Abbano. Una volta visto l'enigma che era stato presentato, l'utente doveva trovare il libro, e nel momento in cui prendeva il libro, la realtà aumentata gli poneva davanti un nuovo enigma che era collegato all'OPAC e che quindi praticamente gli dava la possibilità di capire qual era il libro successivo, che una volta scansionato presentava il nuovo enigma, e così via. Questo tipo di applicazione è stata fatta anche per altri personaggi storici, come figure storiche legate in questo caso specifico al territorio veneto. Analogamente, sempre per quanto riguarda le challenge, e questa cosa riguarda Carlo Levi e Buccino, sull'app Cora, che attualmente è pubblicata sugli store iOS e Android, sperando di poter fare un tour insieme a tante persone non appena ci verrà consentito, è stato aggiunto il percorso Buccino tra archeologia e letteratura, un percorso rivolto a tutti, dove appunto, oltre a delle informazioni da remoto che gli utenti possono utilizzare per visionare, appunto, per organizzare il loro viaggio a Buccino e quindi vedere gli alberghi, i ristoranti, oppure il tour virtuale di Buccino per poterla visitare, vedete, quindi il tour 360 del borgo di Buccino, oppure ricevere indicazioni stradali e numerose altre cose. In questo caso specifico, tra l'altro, l'itinerario che è stato costruito presenta tutta una serie di location di Buccino, e presenta tra queste ovviamente anche il Museo Carlo Levi e della Questione Meridionale, con la possibilità di farlo fruire in realtà aumentata. Andando nel museo e inquadrando la foto di Carlo Levi che vedete a schermo, sarà possibile ricevere degli approfondimenti su Carlo Levi stesso e avere dei link diretti per i bambini per giocare con tutti i giochi che sono attualmente presenti all'interno del sito della fondazione, ma anche all'interno del museo stesso. Io ho concluso. Ci tengo, insomma, a dirvi che, appunto, sono molto contento della platea di oggi, ma anche dei relatori, perché
la stragrande maggioranza, se non tutte, di queste attività le sto realizzando con una struttura che, al di là del fatto di essere un'eccellenza campana ma nazionale, diciamo rispetto a questi argomenti, è anche insomma una struttura che in maniera visionaria ci sta consentendo di sviluppare tantissimi contenuti come questo, che in qualche modo sanciscono quello che era l'obiettivo del mio intervento, ovvero mostrarvi il come il videogioco o le nuove tecnologie, la gamification, potessero essere usate per raccontare un territorio o la storia di un personaggio storico, come stiamo facendo noi con Carlo Levi. Grazie. Grazie a te, Carlo. Insomma, come vedete, molto lavoro già è stato fatto. Peraltro, scusa Peppe, posso sì. un secondo ringraziare Carlo e dirgli che praticamente i videogiochi io li sto già utilizzando in alcune scuole, sono la ciliegina sulla torta di corsi di matematica, nella primaria specialmente. Quindi lo ringrazio per tutto quello che fa. E soprattutto dirgli grazie anche a nome dei bambini che sono felicissimi. Grazie, bellissimo. È vero, sono bravo, i ragazzi sono entusiasti. Sì, sì, sì. Allora, come si deduce dall'intervento del professor Cariello, che insomma fa parte organicamente della fondazione, noi ci siamo creati una bella comunità museale che ha delle persone autorevoli proprio radicate nella realtà di Buccino, che insomma ci sta aiutando molto, e questo è un passaggio fondamentale per questo nuovo modello di museo narrante che noi vogliamo costruire, cioè quello di costruirsi una comunità che non viene ogni tanto al museo ma che è integrata nelle attività che sono l'altra parte innovativa e importante del progetto che stiamo realizzando. Peraltro penso che si percepisce il fatto di come i videogiochi, già in questo primo step, che è quello che riguarda la fascia d'età più piccolina, però c'è sempre l'attenzione a non privare mai il gioco di un senso, cioè il gioco non è mai fine a se stesso ma è sempre mirato all'apprendimento, e le cose che ci diceva Mimì e che confermava anche l'assessore alla cultura, credo che i primi riscontri siano già positivi. Io cedo la parola al dottor Alfonso Santaniello, che per la prima volta vedo, perché in questi mesi ci siamo sentiti solo telefonicamente, e alla dottoressa la dottoressa Maria Giovanna Silvestri. Il dottor Santaniello è il direttore generale di Conform, e la dottoressa Silvestri, oltre a essere, se non sbaglio, dottoressa di ricerca in studi internazionali, è anche consulente aziendale per quanto riguarda la produzione audiovisiva. Il loro intervento, che credo sia congiunto, riguarda proprio la movie education, valorizzare territori e personaggi storici con gli audiovisivi. Prego. Buon pomeriggio a tutti, grazie al dottor Fresolone e grazie ovviamente anche a tutti gli organizzatori e i partner di questa iniziativa, che mi auguro possa essere replicata, perché no, anche in altri contesti e soprattutto in presenza. Anch'io ho preparato una breve presentazione e vado subito ad introdurvi l'argomento, che sì, condividerò con il direttore Alfonso Santaniello, al quale pure va il mio ringraziamento per avermi coinvolta in questa iniziativa, in questa presentazione. Spero che possiate vedere, se mi date cortesemente conferma. Assolutamente. Sì? Sì, sì. Ok,
Ok, scusate. Allora vado subito appunto ad introdurvi l'argomento che, in cui cercherò di farvi una breve presentazione panoramica delle principali forme audiovisive attraverso le quali è possibile raccontare sia il territorio che i personaggi storici. Una panoramica anche in chiave evolutiva per mettere in evidenza gli aspetti salienti del rapporto tra questi elementi, mentre invece a valle di questo breve excursus il dottor Santaniello ci offrirà, come in parte ha sottolineato anche l'amico Carlo, che ringrazio per le parole che saluto, ci offrirà una panoramica, uno spaccato su una metodologia innovativa nel contesto degli audiovisivi e della valorizzazione territoriale, ma anche di personaggi storici, che si sostanzia nel modello metodologico della movie education. L'assunto di partenza, che è un po' intrinseco anche all'intervento, al titolo dell'intervento, è che gli audiovisivi rappresentano uno strumento potentissimo per valorizzare il territorio, ma anche per veicolare conoscenze sul patrimonio di storia e di storie di cui il contesto territoriale italiano è sicuramente, come noto, ricchissimo e come è stato egregiamente sottolineato anche negli interventi precedenti. Questo perché? Perché sicuramente si tratta di uno strumento che è in grado di racchiudere una pluralità di materiali espressivi che sono a loro volta in grado di generare un coinvolgimento, un'attenzione e una partecipazione, un coinvolgimento anche dal punto, non solo dal punto di vista emotivo, ma anche cognitivo, che sono difficilmente ripetibili con altri strumenti di comunicazione. E non è un caso che oggi i territori, ma anche la storia e la letteratura rivivano nel nostro immaginario collettivo grazie a questi strumenti, grazie all'audiovisivo, senza contare il fatto che appunto oggi è in cima alle classifiche dei consumi mediali. Entrando nel merito del primo argomento, del primo binomio, è da dire che sicuramente le forme audiovisive per il racconto del territorio sono variegate, come potete vedere da questa slide. Certamente la prima, la più importante, anche per le origini storiche, è quella cinematografica, perché appunto il territorio rappresenta nella narrazione filmica una componente fondamentale assieme alla storia e ai personaggi. Tuttavia l'incontro tra questi due termini, tra cinema e territorio, inteso in questo caso unicamente come setting, come si dice in gergo tecnico, è un incontro che risale al secondo dopoguerra per ragioni sia di natura tecnica, direi che artistica e autoriale. Da un lato infatti c'era l'indisponibilità di Cinecittà, che avevano subito bombardamenti ed erano stati anche trasformati poi in un campo profughi, e dall'altro appunto cominciò ad emergere l'esigenza autoriale di far conoscere al pubblico delle storie, dei territori, dei personaggi autentici. E i due esempi che vedete appunto rappresentati sono sicuramente particolarmente emblematici di questo tentativo di raccontare in maniera autentica anche un territorio. Tuttavia, che le prime significative esperienze, i primi significativi esempi di come il cinema sia in grado di far entrare un territorio nell'immaginario collettivo, in questi casi appunto soprattutto grandi città o grandi destinazioni turistiche, si cominciano ad avere tra la fine degli anni 50 e gli anni 60, e un esempio anche in questo caso emblematico è senza dubbio La dolce vita di Pasolini, che non a caso viene definito in letteratura come un icon film, al punto che ancora oggi continua ad essere associato ad alcuni luoghi di Roma. Sono poi le produzioni a partire da quegli anni, a partire dalla fine degli anni 50 andando avanti, quelle che hanno dimostrato ancora di più la capacità del cinema di evocare nel pubblico il fascino di alcune location,
anche in questo caso già abbastanza note, parliamo di Sorrento, nel film di Dino Risi, di Ischia, nel film di Camerini, di Venezia, di Salina e Procida nel film Il Postino, per non parlare poi degli innumerevoli film che sono stati girati a Napoli, che da sempre, come potete vedere in queste immagini, spero, ha rappresentato diciamo un set cinematografico particolarmente ricercato, e lo è tuttora, perché è pieno appunto di produzioni che attualmente stanno girando. Tuttavia, il rapporto tra questi due elementi del binomio è in realtà un rapporto che subisce una svolta decisiva soltanto verso la fine degli anni 90, una svolta in cui comincia ad emergere la tendenza a cercare di luoghi che non fungessero da soli, da meri set cinematografici, ma anche da protagonisti, se non in molti casi, in alcuni casi, da oggetto stesso di valorizzazione delle opere filmiche. Perché si ha questa svolta? Che cosa dura? Le ragioni sono diverse. Tra le principali c'è sicuramente la nascita sui territori e per volontà degli stessi territori delle cosiddette, di quelle che conosciamo come appunto film commission, cioè delle strutture in grado da fungere da cerniera tra le produzioni audiovisive, cinematografiche, in particolar modo i luoghi delle riprese, e poi si afferma anche una sempre maggiore consapevolezza della possibilità di poter traslare nelle pratiche di valorizzazione territoriale quanto nel cinema già accadeva con le tecniche di product placement, facendo cioè vedere durante il film dei prodotti o dei brand, talvolta anche legandoli allo sviluppo della trama oppure della sceneggiatura. E ecco allora che a partire dalla fine degli anni 90 il territorio comincia ad essere inserito in vere e proprie strategie di valorizzazione di marketing territoriale messe in atto dalle regioni, in particolar modo con il supporto, con il sostegno delle film commission. Sistema che nel corso degli anni progressivamente si è consolidato e che soprattutto grazie alla pluralità, alle tante forme di sostegno diretto e indiretto al settore audiovisivo nel suo complesso, ha consentito di portare ad un'altra tendenza, ad un'altra evoluzione significativa e importante, ovvero in un processo progressivo di delocalizzazione delle produzioni verso nuove location, stavolta però dislocate in tutta Italia e non limitate ai soli territori, alle sole grandi città già conosciute. Questo a sua volta in alcuni casi si è tradotto in dei fenomeni di cineturismo, di cui i film che vedete nella slide rappresentano sicuramente tra i più noti, a partire da La Passione di Mel Gibson, girato quasi interamente a Matera, che è un esempio di cosiddetti pastiche film, cioè delle opere audiovisive, in questo caso cinematografiche, che comunque danno lustro e importanza e riescono ad avere un impatto anche positivo dal punto di vista socio-economico per i territori, pur non utilizzando i territori nella loro mettendo in evidenza la loro identità, ma piuttosto, come nel caso della Passione, per riprodurre luoghi completamente diversi. Ma dei fenomeni interessanti di incremento dei flussi turistici si sono registrati anche con questi altri due casi di film, Basilicata Coast to Coast e Benvenuti al Sud, che invece rappresentano degli esempi appunto di film che pongono attenzione al luogo, ma forniscono comunque una interpretazione un po' più stereotipata del territorio sul quale vengono appunto realizzate le riprese. Ma si tratta appunto di operazioni anche da un punto di vista di marketing, soprattutto Basilicata Coast to Coast, molto interessante perché è stata una vera e propria fusione tra narrazione cinematografica e appunto valorizzazione del territorio messa in atto dalla regione, pur in assenza dell'attuale Lucana Film Commission, che all'epoca del lancio del film non era stata ancora istituita.
Queste tendenze le ritroviamo in realtà, questi sviluppi, queste evoluzioni li troviamo in realtà anche nelle altre forme di produzione audiovisiva, che vedono l'incontro con il territorio. Mi riferisco in particolare alle fiction e alle serie che in molti casi hanno acceso i riflettori sul territorio dal nord al sud Italia, dalla Sicilia del commissario Montalbano ai scorci pugliesi dell'ultima serie citata di Braccialetti Rossi. Ugualmente abbiamo un boom anche di produzioni di programmazioni televisive dedicate al racconto del territorio nelle sue molteplici forme, che rispecchia chiaramente un interesse non solo produttivo, ma anche un interesse e un'attenzione da parte del pubblico sempre più variegato nella sua composizione, non soltanto appunto magari più tecnico, più specializzato o interessato al territorio da un punto di vista tecnico, ecco, appunto. Ci sono però anche delle forme di racconto del territorio in qualche modo innovative, delle iniziative messe in atto direttamente dalle regioni, dagli enti locali, di promozione, di valorizzazione territoriale attraverso appunto l'audiovisivo tendenzialmente in formato ridotto, al fine di farlo girare anche sul web. Non mi riferisco unicamente agli spot televisivi, agli spot promozionali che spesso e volentieri ricorrono in televisione, che pure comunque sono aumentati notevolmente, nel senso che anche con delle formule innovative, basti pensare agli spot della regione Liguria che vengono trasmessi durante il Festival di Sanremo, che non è notoriamente uno show televisivo legato alla valorizzazione del territorio, ma in realtà mi riferisco anche e soprattutto a delle formule come questa promossa dall'Isola d'Elba, che è un progetto appunto di valorizzazione del territorio in chiave turistica ed esperienziale, incentrato intorno ad una webserie di 4 episodi che ruotano intorno alla figura di Napoleone e al suo legame con l'isola, in una chiave moderna anche carina. Ma è anche il caso discutibile, in realtà anche molto discusso, del corto realizzato da Muccino e direttamente commissionato dalla Regione Calabria, che appunto, al di là delle polemiche, rappresenta comunque un esempio evidente di come audiovisivi e territorio siano ormai elementi di un binomio inscindibile. Discorso a parte merita invece il rapporto tra audiovisivi e personaggi storici, che pure registra delle tendenze molto interessanti e un notevole aumento delle serie ambientate nel passato, come quelle che vedete, da i Tudor a The Crown, è anche molto interessante l'incremento di produzioni audiovisive, filmiche, non solo, di natura biografica. Al punto che il 2019 addirittura è stato considerato l'anno in cui la svolta biografica nel settore cinematografico in particolare si è avvertita di più, con una serie significativa di film dedicati a personaggi significativi, e quelli che vedete sono solo due esempi degli ultimi anni che vanno in questa direzione, che seguono questo filone, che è un filone in realtà che è stato anche incentivato, come nel caso audiovisivi e territorio, da forme di sostegno diretto e indiretto da parte appunto dello Stato nelle sue diverse emanazioni, ma soprattutto a livello centrale, per supportare la produzione e la distribuzione di opere legate al recupero di personaggi significativi della storia italiana. Si tratta di una tendenza che poi ha avuto
un seguito, anche trova insomma una conferma anche a livello di fiction. Non è un caso che soltanto, cioè che la RAI dedichi un'intera categoria proprio a questa, a questo filone, a questa tendenza, ed è intitolata non a caso Grandi personaggi e grandi storie, ma sempre sulla piattaforma RAI troviamo anche delle formule nuove, interessanti di docufilm, come quello, come la serie di docufilm Illuminate, che racconta con un mix di linguaggi che vanno dal giornalistico al documentario vero e proprio, anche alla finzione tipica cinematografica, narrano la storia di donne particolarmente importanti nella storia italiana, come Palma Bucarelli, Oriana Fallaci, Rita Levi Montalcini, solo per citare insomma degli esempi che dimostrano come il prodotto audiovisivo in generale possa, attraverso una piccola storia nella storia, contribuire in qualche modo a rielaborare un'epoca e attraverso la lente del passato. Mi accingo alla fine per introdurre questo, la seconda parte della presentazione, che appunto sarà tenuta dal dottor Santaniello, che ci introdurrà il modello metodologico della Movie Education, per cui vado a interrompere la presentazione, penso di averla interrotta, e cedo la parola al direttore. Grazie a tutti. Ma grazie a tutti, soprattutto io ringrazio anch'io, mi associo ai ringraziamenti fatti sia da Maria Giovanna che prima ancora da Carlo, con due colleghi, oltre che grandi amici con i quali noi collaboriamo e da anni sviluppiamo nuove tecnologie, combinando e contaminando costantemente questi linguaggi del cinema, del teatro, della musica e ancora di più ovviamente della tecnologia. Tutto poi di sfondo c'è la formazione. Quindi siamo riusciti nel corso di questi lunghi 6 anni di ricerche fatte grazie anche ai contributi della Commissione Europea, del MISE, del MIUR, facendo noi parte anche del distretto industriale di alta tecnologia per i beni culturali, per ben 3 anni dell'assistenza alla regione del Veneto per tutto ciò che riguarda la cultura, del fatto che ci occupiamo oramai da quasi 3 anni di tutto lo sviluppo di applicativi, app, game, giochi, film, serie, per conto ovviamente anche delle progettualità regionali, quindi della Regione Campania. Io cercherò di essere veloce, poiché la mia collega è stata estremamente precisa e dettagliata nella presentazione, io cercherò di portarvi una ventata di video e quindi vi farò vedere un attimo cosa noi abbiamo fatto in questi anni. Carlo vi ha già mostrato gran parte delle nostre app, delle nostre soluzioni, i game che stiamo realizzando anche per Buccino, quelli che stiamo producendo per Padova come candidata al terzo sito UNESCO, Urbs Picta, oppure quello che abbiamo, e vi mostrerò con cui chiuderò, Napoli, che stiamo gamificando e stiamo sviluppando da 1 anno e mezzo, quindi in un grande progetto del centro storico di Napoli, dove tutte le tecnologie, tutte le soluzioni che io vi andrò a presentare velocissimamente, ve lo prometto, hanno trovato in questo progetto voluto dal MIUR, dal MISE, dalla Regione Campania, come punto di sintesi nel centro storico, nella cultura partenopea. Io provo a condividere, sperando che funzioni, perché chiaramente qui adesso cominciamo a parlare di video, e quando cominciamo a parlare di video, purtroppo, ahimè, è facile che non ci sia una. Mi dite gentilmente cosa vedete per prima? Showcase. Benissimo, allora io lo lancio tenendo molto basso il volume. Questa è la presentazione con la quale noi l'anno scorso a Pechino abbiamo rappresentato la campagna del Ministero dei Beni Culturali e del MIUR. Detto che si vede il programma con le tab, non ha condiviso lo showcase. Non ho condiviso lo showcase. Per rompere, riattivare e selezionare la pagina dello showcase, oppure direttamente schermo e risolviamo. Ho capito, Carlo. Come facciamo? Adesso nemmeno lo vedete? No. Deve dire.
Adesso non vediamo quello più lo schermo. Accidenti. Vabbè. Lo sapevo che diventava complicato con Google. Vediamo un attimo adesso se riesco a farvi rivedere uno alla volta e che dovrò entrare e uscire da ogni presentazione. Avevo provato a crearvi una presentazione unica. Vabbè. Un attimo sono. Adesso? Nemmeno? Niente. No, perché non sto condividendo su Google, su Meet. Ha interrotto la condivisione su Meet. Noi non vediamo proprio più il suo schermo. Adesso? Adesso sì, vediamo lo sciorillo di... Vedevo lo sciorillo di Conf. Oh, sì. Adesso? Ma sì, sì. Vabbè, penso che... Non so se lo sentite l'audio, a questo punto non ha molta importanza perché fondamentalmente io userò le immagini commentandole. Allora, riprendo e perdonatemi su quello che il solito incidente di percorso naturalmente della tecnologia. Quindi, che, detto però da uno che promuove e valorizza tecnologia, è un po' clamoroso. Comunque, ritornando a noi, cosa abbiamo fatto praticamente nel corso di questi anni? Abbiamo provato a dare un senso a quello che la mia collega diceva prima, cioè noi abbiamo lavorato molto a contatto con il territorio, molto a contatto con i comuni, molto a contatto con le film commission, con le regioni, per cercare di portare attraverso il film, attraverso le serie, attraverso i cartoon, tutta una forte presentazione. Qui vedete in questo momento stanno scorrendo le immagini, ditemi almeno che questo lo si vede, no? E che quindi riusciamo in qualche maniera a vederlo. Questa è per esempio la serie che è stata girata interamente nell'Università di Salerno, con un obiettivo di coinvolgere gli studenti dell'università in un'operazione mista filmica e ovviamente tecnologica. Vedete che questa è una serie che adesso sta girando su Amazon e che si chiama Alice, pensata per promuovere e valorizzare il territorio. È una storia di sette ragazzi che studiano all'Università di Salerno, che hanno finalità e obiettivi completamente diversi. In questo caso invece siamo a Napoli, serie voluta dalla Commissione Europea per raccontare la città e soprattutto questi ragazzi disoccupati che mettono in piedi un'azienda per promuovere il territorio attraverso la valorizzazione di quelle che sono le sue connotazioni. Qui siamo in un format televisivo voluto anche questo dalla SIAE per raccontare il Cilento. Qui ci sono nove borghi dove poi abbiamo girato anche il film Magari Resto, perché il film Magari Resto è stato girato a Marina di Camerota, mentre invece il primo che avete visto, quando un po' c'è stato un po' di confusione sulla presentazione del video, avevamo invece la presenza di Ceraso come comune. Entrambi i due borghi scelti nell'ambito dei comuni della dieta mediterranea in base ad un accordo voluto sostanzialmente per promuovere quindi sia i prodotti della tipicità sia la cultura dell'entroterro campano, mare e terra. Qui invece siamo nell'ambito di un museo, di una fondazione, quindi un circolo artistico importante di Napoli. Qui siamo ancora nel passare in quelle che sono le sue strade più importanti, nella sua tradizione. Ecco, questi sono tutti piccoli stralci di quelle che sono le diverse produzioni che sono state realizzate per raccontare anche la cultura di un territorio, per raccontare quelli che sono i suoi aspetti più importanti, i suoi personaggi, i suoi miti, le sue leggende, le anime che animano un luogo, un borgo, una città. Naturalmente questa è una sintesi della infinita quantità di prodotti, più di 50 documentari, più di 5 film, è una serie enorme di prodotti. Mi fermo perché poi andiamo nel Veneto, non penso che sia il caso di vedere qui in questo caso il Veneto. Credo che
partendo dal film, in realtà quindi dall'audiovisivo, l'attenzione su cosa si sposta nella Move Education, che in effetti abbiamo immaginato e abbiamo pensato ad una soluzione nuova, cioè quello di riuscire in qualche maniera, tolgo questa condivisione e poi vado a condividere evidentemente un altro aspetto che vi volevo far vedere, abbiamo pensato che attraverso l'utilizzo dello strumento audiovisivo e cinematografico noi potessimo coinvolgere i giovani nel conoscere praticamente un territorio. Conoscere un territorio significava quindi in qualche maniera farli studiare indipendentemente dall'attività formativa a cui erano coinvolti. Abbiamo coinvolto in attività di questo tipo ragazzi che hanno preso parte a master in educazione finanziaria oppure in imprenditorialità o nella promozione e valorizzazione dei beni culturali o in ragazzi che svolgono e hanno svolto dottorati di ricerca. L'obiettivo era quello di dargli, attraverso lo strumento della Move Education, un elemento aggiuntivo, non solo la conoscenza, il tecnicismo, il sapere che gli derivava quindi da quel percorso svolto nel contesto universitario, nel contesto scolastico, ma anche la possibilità di imparare attraverso la scrittura, attraverso lo scrivere, quindi la narrazione e quindi la capacità anche di leggere un territorio con un linguaggio nuovo, raccontandolo e portandolo in scena. Addirittura in alcuni casi, come vedremo fra qualche secondo, anche la possibilità di interpretare nei ruoli. È così che sono nati una serie enorme di cortometraggi girati dagli stessi partecipanti alle attività formative. Oggi 12 università europee utilizzano il modello della Move Education di Conform, dal Politecnico delle Marche al Ca' Foscari di Venezia, all'Università di Salerno, di cui avete visto addirittura si è spinta oltre, è l'unica università dopo la Bocconi che ha realizzato una produzione cinematografica all'interno dell'università. Noi siamo stati nell'ottobre del 2019 un mese e mezzo all'interno dell'università e da lì partivamo con queste piccole missioni per andare a far parte della scena riprendendo i luoghi vicino all'università dove ingegneria informatica, lingue, patrimonio, quindi beni culturali e economia si condividevano gli elementi sostanziali di questa figura dell'umanista digitale. Noi in questo processo, in questo navigare attraverso le arti, quindi del cinema e del game che ho già fatto vedere Carlo, siamo arrivati poi ad una sintesi della Move che è quella di utilizzare prevalentemente l'audiovisivo come uno strumento formativo. Quindi sono state create le prime web serie interattive formative. Al di là che il fatto che la serie venga proiettata su Amazon, su Netflix o venga messa a disposizione o vado a cinema come già successo per molti dei nostri prodotti, io chiuderò ovviamente con il prodotto più importante che abbiamo distribuito quest'anno che è andato su Sky Art a gennaio, che è Gauguin, naturalmente un film che noi abbiamo condiviso nella distribuzione a livello nazionale dagli accordi avuti con le case di produzione americane e francesi con le quali abbiamo collaborato. Ecco, ma Gauguin è stata l'espressione massima dell'impegno che questa struttura ha avuto nel mondo dell'arte e nel mondo naturalmente della produzione audiovisiva. Ma nel nostro navigare all'interno della contaminazione di quello che è la cultura del cinema, dell'arte, non potevamo perderci di vista, come Maria Giovanna ha fatto vedere, e seguendo con molta attenzione l'evoluzione anche dei programmi televisivi. Al di là di aver fatto Post-it, Tessere di Memoria, che è un programma molto vicino all'impostazione di Linea Verde o Linea Blu, Linea Bianca, prodotti, programmi o altri di Mediaset, di cui adesso non mi va di citarli tutti, ma sono programmi noti, condotti per far conoscere, per far entrare nel vivo di ogni territorio lo spettatore, ecco che noi abbiamo pensato di portare all'interno del programma televisivo l'educational. E quindi siamo andati a creare
creare quelli che si chiamano l'Education TV Program o l'Infotainment TV Program, che sono basati sempre sul conoscere il territorio, sempre basati sul conoscere una città, un luogo, un borgo, di cui ho un personaggio a cui noi dedichiamo una puntata affrontandone e analizzandone tutti i suoi aspetti. Se avete la possibilità di collegarvi poi ad alcune di queste cose che oggi noi mettiamo fruibili, disponibili in maniera gratuita per la relativa diffusione e disseminazione, visto che sono prevalentemente progetti voluti dalla Commissione Europea, ecco, c'è la possibilità oggi di poter acquisire un'enorme quantità di contenuti di apprendimento, e oltre ad avere una grossa quantità di contenuti di apprendimento, anche di orientare in maniera significativa giovani verso la scelta di alcune professioni. Ecco, ditemi se adesso vedete la pagina della piattaforma dedicata all'Educational TV Program. Qui stiamo parlando chiaramente di un programma televisivo, quattro puntate per pianificare lo sviluppo di un territorio, per proteggere e conservare il patrimonio culturale, per comunicare attraverso le tecniche innovative del marketing e per sostenere quanti giovani vogliono avviare un'iniziativa imprenditoriale. Ognuna di queste puntate è visibile gratuitamente, sono tutte interattive, nel senso che lo spettatore ha la possibilità non soltanto di vedere il programma televisivo, ditemi sempre se la vedete, perché a questo punto mi è venuta ecco, grazie mille, scusatemi, perdonatemi della difficoltà iniziale. Ecco, qui praticamente noi abbiamo una programma televisiva che tocca chiaramente tutti i temi, scritta in 7 lingue, questa è fruibile in 7 lingue dell'Unione Europea, e noi oggi questa l'abbiamo realizzata con il supporto di 9 università ed è destinata alla figura dell'umanista digitale. Ma vedete, sulla timeline è possibile osservare tutti questi puntini verdi, oppure utilizzare direttamente il sistema interattivo che mi permette di andare direttamente ad un prodotto di apprendimento con la piattaforma e-learning, un insight con tutta una serie di argomenti che io approfondisco, oppure ascoltare la mia conduttrice che ci accompagna secondo quelli che sono i modelli naturalmente oggi presenti nella televisione, come Codice, come Quarto Grado, come tanti altri programmi televisivi a cui sono ispirati. Qui vi ripeto, questo siamo tra l'altro nell'utilizzo anche delle tecnologie, perché questi sono ambienti costruiti in 3D che fanno utilizzo delle tecnologie a realtà aumentata, e in questo caso quindi ho la possibilità addirittura di andare a richiamarmi dalla piattaforma una clip della serie Alice. Perché? Perché durante il dialogo tra i due docenti, di cui in qualche modo avete visto prima nello showcase la presentazione della serie, noi abbiamo l'applicazione della Move Education, cioè i due docenti dicono determinate cose relativamente all'impegno che l'università vuole nel fare in modo che ci sia un contest per favorire da parte dei giovani iscritti alle diverse facoltà la partecipazione ad un'iniziativa imprenditoriale, suggerisce, ecco, il sistema suggerisce una parola chiave, quella che noi tecnicamente chiamiamo una keyword. Questa parola chiave il sistema la suggerisce fino a che ovviamente lo spettatore da passivo diventi attivo, cioè lo sta invitando a fare un'azione di approfondimento. Quindi voi immaginate un audiovisivo su Carlo Levi, o immaginate un audiovisivo su qualunque altri personaggi di storici, dove si potrebbe approfondire tutti i momenti della propria vita con una serie di informazioni aggiuntive che abbiano una valenza anche scientifica, culturale e informativa. In questo caso il sistema si ferma, visto che non c'è stata l'azione da parte dello spettatore, e lo invita a continuare o evidentemente a entrare, come in questo momento io sto facendo, all'interno della piattaforma e-learning, dove parte la pillola formativa e mi permette quindi di approfondire l'argomento che è stato selezionato. Questo è un modo chiaramente
per mostrare come attraverso l'utilizzo della televisione si aggiunge all'interno del linguaggio tipicamente giornalistico che viene utilizzato, perché nelle quattro puntate noi abbiamo circa 150 ore messe a disposizione gratuitamente delle persone per approfondire con interventi, con pillole formative e con clip estratte da una serie voluta direttamente d'intesa con il rettore e con i vari dipartimenti dell'Università di Salerno, di mettere in condizione naturalmente lo spettatore di avere una visione complessiva di cosa significa e di come si organizza, di come si pianifica, di come si sostiene, di come si comunica il patrimonio culturale. Vado a chiudere perché c'è un altro elemento interessante sul quale noi stiamo lavorando con la Move Education, il coinvolgimento forte delle scuole, dove noi ovviamente stiamo, grazie anche ai tanti programmi Erasmus che gestiamo, in questo momento abbiamo oltre 20 progetti Erasmus in gestione, quindi con oltre 250 organizzazioni partner europei con le quali condividiamo un enorme bacino di saperi, di conoscenze e ovviamente di attività. Ecco, questo credo che sia un altro spaccato di contributo che noi vorremmo portare. Ditemi se vedete la pagina dedicata a Remiam, quindi siamo su Napoli, vorrei cortesemente sempre che qualcuno mi possa dire se vedete la condivisione di questa. Ecco, in questo caso vedete tutta l'attività che Conferm sta svolgendo per conto della regione del Ministero, dove abbiamo realizzato tour a 360, app in AR che possono essere gratuitamente scaricate stando a Napoli per visitare Napoli e giocare attraverso le app, in questo caso addirittura geolocalizzate, che è molto simile all'app che è stata fatta per Buccino, che credo Carlo abbia precedentemente fatto riferimento. 4 o 5, non ricordo, video interattivi, un intero sito dove tutto il distretto scolastico regionale è collegato per approfondire, per studiare e per conoscere la realtà. Una serie che cominceremo a girare nel mese di marzo e sarà girata nel Museo di Capodimonte, un docufilm di 90 minuti dove 6 cantanti, diciamo cantautori napoletani, ci raccontano Napoli in una maniera completamente diversa, con tutte le sue sfaccettature. Una sitcom di 5 video creati per bambini, dove Pulcinella e 5 altri personaggi che sono i prodotti tipici della pizza ci racconteranno una Napoli del patrimonio materiale e immateriale, la pizza nella sua storia, i dolci, la tombola e il presepe al tempo del Covid, e 3 puntate televisive che saranno condotte da una nota conduttrice della RAI. E qui ci entriamo nel mondo dei tour a 360, dove il contributo della Move Education è stato dettato dal fatto che noi abbiamo coinvolto in questo processo di raccolta dei dati, delle informazioni, delle interviste che accompagnano questo tour, che in virtuale è possibile visitarlo da PC o da telefonino, e in reale scaricando l'app su Napoli mi permette di visitare, che è molto simile a quanto è stato fatto e anticipato il collega Carlo con l'itinerario di Puccino. Quindi vedete che la Move Education, nella sua diversa connotazione, nelle sue diverse caratterizzazioni, ci ha portato ad avere la possibilità di tenere, di coinvolgere tutta una serie di persone, di soggetti che appartengono al mondo della scuola, delle università, dei post universitari, dei dipendenti delle aziende. Vado a dire che la Move Education è applicata anche in grandi comuni. Il comune di Padova inizialmente in questo approccio ha avuto una grande difficoltà
poi Carlo lo potrà testimoniare, li abbiamo portati per mano a scrivere i filmati, i video che poi sono stati inclusi nell'app che è stata realizzata, e credo che anche qui il dottore Fresolone potrà testimoniare che in qualche maniera questo è stato fatto anche per Buccino. Come per Buccino, sicuramente questo approccio della Movie Education è stato adottato per realizzare anche il game, sebbene poi i due linguaggi, quello del cinema, dell'audiovisivo, della televisione, del game, sommino e si combinino tra di loro in un approccio di edutainment molto complesso, molto evoluto, dove anche la tecnologia più spinta, di cui Carlo faceva cenno prima, che è quella praticamente degli occhiali HoloLens con i quali stiamo lavorando e con i quali noi lanceremo alcune cose estremamente interessanti alla fine dell'anno 2021, dove sarà non solo possibile visitare con questi occhiali sempre più piccoli e sempre più a misura d'uomo luoghi, immedesimarsi nei posti che la storia, la cultura e la tradizione ci hanno lasciato, con un'eredità enorme, un'eredità incredibile, che il digitale, anche in linea con il programma EU Generation della Commissione Europea, guarda con estrema attenzione, con estremo interesse. Noi siamo fiduciosi che la nuova programmazione, tutto quello che evidentemente speriamo partirà quanto prima, aiuterà un po' a concretizzare tutte queste cose che, perdonateci la velocità, la confusione, eventualmente la presentazione laddove non sia stata sufficientemente chiara, io me ne scuso ovviamente per problemi di condivisione di pagine, ma insomma metteremo a disposizione, laddove volete, tutti i link, oltre che quanto già la mia collega ha sintetizzato nello schema della presentazione. Quindi noi ci auguriamo fortemente di poter ancora condividere con voi, con questa realtà che abbiamo scoperto e di cui, vi devo dire la verità, ci siamo fatti, perdonateci, promotori anche in altre terre, in altri contesti regionali. Noi abbiamo avuto il piacere di andare a presentare in regioni come la Lombardia, come il Veneto, come le Marche, come il Lazio, la Sardegna, i prodotti che stiamo facendo con voi, che stiamo facendo per il territorio. E in alcuni casi sono rimasti abbastanza colpiti di come in realtà si sia fatto questo, si sia andato avanti in alcuni casi in dei luoghi comuni che indispettiscono, infastidiscono, ma personalmente io mi faccio sempre scivolare addosso le generalizzazioni e porto invece avanti sempre un discorso che l'intelligenza, la visione, la cultura che caratterizza anche le nostre amministrazioni locali può essere molto di esempio e molto di insegnamento. Quindi io sono molto contento di essere intervenuto, mi scuso ovviamente delle difficoltà che vi ho generato e spero che la mia presentazione sia stata abbastanza chiara. Laddove non lo sia stata, mi dispiace, me ne faccio colpa di non aver organizzato adeguatamente i link ai vari siti. Spero che Carlo, se hai qualcosa da aggiungere, o Maria Giovanna, noi vi ringraziamo e speriamo di non avervi tediato eccessivamente. Grazie mille. Grazie. Io giro immediatamente la parola al dottor Michelangelo Lucci, perché so che ha un impegno a breve. Prego. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutti. Allora, in buona sostanza, prima di tutto mi vorrei ringraziare Rosaria Gaeta per l'invito e ovviamente sono rimasto abbastanza colpito dagli interventi che mi hanno preceduto. In verità conoscevo e conosco i lavori che si stanno facendo all'Università di Salerno e in particolare riguardante il tema che abbiamo trattato, ma non sapevo l'evoluzione che questi lavori avevano raggiunto, perché 5 anni fa questo francamente non mi era stato minimamente accennato quando io ho iniziato a lavorare con l'Università di Salerno per alcune cose. Allora, preferisco anzitutto presentarmi. Sono Michelangelo Lurgi,
Sono il CEO, il fondatore di Girodo Travel, che è il tour operator che fa incoming da 26 anni per la Campania e Sud Italia, quindi mi occupo di turismo. E fondamentalmente da qualche tempo mi sono dedicato a creare reti e a creare sinergie territoriali, ovviamente per la promozione dei nostri territori, partendo dalla Campania e abbracciando l'intero Sud Italia. Nel 2008 facciamo un percorso con Confindustria Nazionale, partecipo a un progetto di alta formazione e in 3 anni praticamente mettiamo su un'aggregazione con 100 imprese del Sud Italia, per poi raggiungere nel 2014 la costituzione di Rete Destinazione Sud, di cui sono ancora presidente, e che si occupa praticamente della valorizzazione, promozione e commercializzazione dell'intero Sud Italia. Alla rete aderiscono imprese di tutta la filiera del turismo e di 4 regioni italiane. Con la rete, come qualcuno già sa, perché vedo che è collegato con noi sia l'amico Gonsalvo Enzo, sia Marcello Nardiello, eccetera, con la rete abbiamo creato un modello di sviluppo, è il primo modello di sviluppo di creazione delle destinazioni, e dopo un paio d'anni di lavoro su questo modello lo abbiamo applicato e abbiamo creato la prima destinazione, che era proprio il SIL Tanagro Vallo di Diano, dove insiste praticamente il Comune Puccini. Abbiamo fatto una serie di iniziative, abbiamo costituito la prima associazione territoriale di sviluppo e abbiamo più o meno 400 soci. Così abbiamo replicato il modello e l'abbiamo creato nel Cilento e abbiamo più o meno 480 soci. Nel Sele Tanagro sono 32 comuni che fanno parte di quell'area, nel Cilento sono 80 comuni, nella destinazione replicata Salerno sono 21 comuni. In buona sostanza stiamo lavorando in questo momento con più o meno 152 comuni e 1600 associati. Su questa come presentazione di quello che è il lavoro di rete, perché così si capisce che cos'è Rete Destinazione Sud. La rete si evolve e dopo l'evoluzione della rete fondamentalmente noi costituiamo la prima società di capitale startup innovativa, e lo dico perché mi farebbe piacere poi parlare con Cuomo, Santaniello, La Silvestri, perché noi, essendo una società startup innovativa, intendiamo fare innovazione su proprio la promozione, la commercializzazione dei prodotti, e qui si innesta bene quello che io ritengo, diciamo, interessantissimo, lo ritenevo prima, ancora oggi, ancora in misura maggiore, che è quello del discorso dell'utilizzo delle nuove tecnologie. Sono d'accordo su quello che si diceva prima, che innovare non vuol dire solo utilizzare nuove tecnologie, e vi dirò anche il perché ritengo che innovare non vuol dire solo utilizzare nuove tecnologie. Ma come ho evidenziato nel congresso, o meglio nel forum del turismo che ho creato nel 2017, il primo in tutto il Sud Italia, in cui ho invitato 700 persone, tra le quali anche il nostro Vincenzo Loia, all'epoca candidammo come possibile rettore dell'Università di Salerno, perché persona straordinaria lo era prima, oggi ancora di più per quello che ha, diciamo, ha dimostrato di fare. Fondamentalmente già in quell'occasione, nel 2017, noi pensavamo e credevamo che tutto quello che ha a che fare con il discorso del gaming in generale poteva essere un ottimo motore e veicolo, cioè un ottimo veicolo per la promozione dei territori. Dico anche un'altra cosa, che come qualcuno già sa perché conosce quello che facciamo come rete, ho sempre ritenuto e ritengo che la film commission e tutto quello che ha a che fare con i docufilm, eccetera, sono elementi primari per la valorizzazione dei territori.